Vita a tutti, è un periodo un po' magro per me, nel senso che non sempre ho idee e voglia per fare. Però, ieri ho letto un commento di Criminale, che è detto così, che sembra che gli è stata della ladra, però si scrive Crimi come l'incantevole Crimi, che mi ha chiesto, cioè non mi ha chiesto, ha mostrato, ecco, interesse per quello che avevo detto, che avevo accennato riguardo all'assistenza dei treni per le persone disabili in Italia. Ce la faccio a scandire parole oggi, e se mi sforzo ce la faccio. Allora, sono cambiate un po' di cose nel frattempo, nel senso che qualcosa è rimasto invariato, cioè bisogna essere sempre possessori di carta blu. Questa carta dà diritto fondamentalmente al viaggio assistito. Cosa vuol dire? Che non è che senza non potete andare da nessuna parte. Semplicemente senza non potete richiedere l'elevatore, non potete richiedere gli operatori. Tutto lì. Quindi per un prezzo veramente ridicolo che in questo momento non ricordo e si paga una sola volta, poi non si paga più, conviene farla. Quindi ciò che è rimasto invariato riguarda il possesso della carta blu. Altra cosa che è rimasta invariata, ma che ho scoperto che esiste perfino qualcuno che non lo sa ancora, è il fatto che voi dovete telefonare al servizio sala blu, appunto, che c'è un pochino più o meno in tutte le città. In questo momento non mi ricordo il numero verde a memoria, però ve lo metto in fase di montaggio perché, ripeto, mi sono accorto con grande orrore che qualcuno non è abbastanza informato. Ma non voglio assolutamente attaccare queste famiglie perché a volte, ecco, no, a volte, spesso lo Stato lucra sulla disperazione di queste persone disinformando completamente. Il numero che vi metterò è un numero verde, quindi assolutamente gratuito. Se non mi sbaglio, è attivo fino alle 21 di ogni giorno. E recentemente, all'interno di questa chiamata, non mi ricordo se è passato un anno o 2 anni, mi hanno detto che bisognava, per viaggiare accompagnati, appunto, bisognava anche richiedere la carta freccia. Ora il procedimento della carta freccia non lo ricordo a memoria. Quel che posso ricordare con sicurezza è che io mi sono registrato con un normale indirizzo email e quel che cambia sostanzialmente è che alla prenotazione successiva vi chiederanno con quale email vi siete registrati o registrate per dichiararvi possessori di carta freccia. Io avevo anche letto che mi doveva arrivare a casa, non mi è mai arrivato niente, sinceramente. Però nello stesso tempo, nonostante questo disguido un po' strano, non ho mai avuto problemi a viaggiare per questa cosa. L'assistenza deve essere assolutamente prenotata entro 24 ore. Cioè, 24 ore prima, oggi non so parlare. Non so parlare e 24 ore prima, altrimenti potreste non ricevere assistenza, soprattutto per quello che riguarda la stazione, perché se la stazione, insomma, non sa che voi avete bisogno, ci si sta che il servizio non ci sia. Però 24 ore mi sembra tutto sommato un servizio abbastanza plausibile. Meglio sarebbe non dover prenotare affatto come gli altri paesi europei, o perlomeno questo è quello che ho sentito. Se sto diffondendo un'informazione falsa, mi scuso da subito e invito chi è più informato di me a correggermi qui sotto. Però, diciamo che per dare la possibilità anche a noi di viaggiare come le cosiddette persone normali, la parola che odio, che non mi piace, però diciamo che faccio solo per rendere l'idea,
è tanto, sicuramente è tanto e fa tanto. Naturalmente potete anche annullare il servizio. Vi è sempre richiesto un minimo di preavviso. La cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che all'interno della telefonata, ecco, di prenotazione vi viene richiesto il vostro numero di cellulare. Perché? Perché voi con i messaggi salvati nel telefono, quindi non cancellateli assolutamente, dovete poi andare nell'atrio biglietti della vostra stazione di riferimento e dovete mostrarli insomma, all'addetto, a chi vi fa i biglietti, non mi viene ora il nome, parlo. Perché ci sono i dati per il vostro biglietto, appunto. Una cosa che a me fa parecchio girare il girabile è che non ci sono sconti risorta. Ebbene sì, non ci sono sconti risorta. L'unico sconto sul quale potete sperare dipende dal fatto che, per esempio, oggi è, mi pare, il 26 febbraio. Se oggi, 26 febbraio, voi sapete che ne so, che ad aprile vi dovete fare una vacanza a Roma di una settimana, mettiamo così, se voi prenotate oggi 26 febbraio, sparo delle cifre a cavolo, un biglietto che vi costerebbe, non lo so, 50 euro, potreste anche pagarlo 25. Però su questo gioca molto la prontezza della prenotazione. Non ci sono sconti, da dire che ne so, l'invalido civile al 100%, quale sono io, non paga niente, piuttosto che un invalido civile all'80% ha uno sconto del 50%. Niente di tutto questo, non c'è nulla. Non c'è nulla. Volevo anche fare un video sul viaggio in aereo, ma siccome non mi ricordo molto, non me la sento, darei informazioni alquanto sommarie e poco dettagliate. L'unica cosa alla quale posso accennarvi è il discorso del biglietto. L'unica cosa che posso accennarvi è il discorso del biglietto. Nel senso che, comunque, anche qui, come per il treno, il vostro risparmio, non so parlare, dipende dall'anticipo con il quale prenotate. Per il resto, purtroppo, non ricordo molto bene come è organizzato, quindi non me la sento di fare un video, anche perché, insomma, è una responsabilità pubblicare queste cose su YouTube. E per il treno l'ho fatto e lo faccio volentieri, non solo perché me l'ha chiesto Deborah slash criminale, ma perché effettivamente è un'idea alla quale avrei dovuto pensare già da tempo. Quindi, ricapitolando, possesso di carta blu, possesso reale o figurato, non si è ben capito, di carta freccia, se avete l'accompagnatore, dovete dichiararlo naturalmente nella telefonata. Vi chiederanno inoltre se la vostra carrozzina è chiudibile o meno, ma comunque questo non è affatto condizionante ai fini del viaggio. Io non posso più usare il Tri-Ride purtroppo, ma ho sentito che il Tri-Ride può andare in treno, la cosa è legalissima, anche perché ha la stregua di una carrozzina elettrica. Per gli animali, se avete anche animali, che ne so, mettiamo caso che questo video stia venendo ascoltato da una persona cieca con un cane guida, io ho sentito dire che se non sono cani che sono in grado di stare in un trasportino, pagano addirittura il biglietto. Però mi raccomando, dichiarate anche il cane guida. Perché io ho visto personalmente una ragazza che ha viaggiato completamente da sola con il cane guida. Quindi, se c'è qualche persona cieca che mi sta ascoltando, ben venga. Se vogliamo, una cosa che manca potrebbe essere preparatevi ai disservizi più assurdi. Perché
Mi è successo in una tratta che mandassero via i miei accompagnatori. In un'altra tratta mi è successo che non c'era, addirittura la persona che mi doveva aiutare, quella santa donna della sala blu che se mi sta guardando le dico grazie, ha rischiato proprio la sua salute fisica perché non doveva assolutamente, sollevare la carrozzina, ha rischiato la sua salute fisica sollevandomi con l'ausilio di un facchino. Quindi, se mi sta guardando, la ringrazio. Non cito la stazione perché. No, non so. Non so se lo posso fare. Però, grazie mille. Questa è la condizione e la dignità di un viaggiatore disabile in Italia. Alcune cose, ripeto, vanno benissimo, altre no. No, mi sta venendo adesso in mente che ne ho dimenticata ancora un'altra. Perdonatemi, ragazzi, veramente. Sono talmente tante le cose da dire che non è facile contenere tutto. Con il passaggio da ferrovie dello Stato a rete ferroviaria italiana ho notato una cosa atroce. È molto difficile che perlomeno io nella mia zona venga imbarcato su un treno regionale. Se devo spostarmi di poco, forse. Se invece già andare a Roma vuol dire che è molto difficile che io venga imbarcato sul regionale, ma c'è una netta preferenza per i Frecciabianca e talvolta anche Frecciarossa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire soldi, vuol dire pecunia. Allora io dico, già non ci sono sconti. Perché già non ci sono sconti. In più ci togliete anche la maggior parte dei treni personali regionali con la scusa ufficiale che non c'è assistenza. Cosa facciamo? Ci togliete anche l'assistenza così si fa prima oppure no? Non lo so io ragazzi, cioè. Per questo invito tutte le persone o disabili o che pur non essendo disabili magari. Che ne so, sono invalidi o semplicemente appoggiano una causa, a condividere questo video, ma non per me, non per la mia notorietà e nemmeno per la mia monetizzazione, perché a me di guadagnare, perlomeno di guadagnare su YouTube importa fino a un certo punto, non intendo fare di YouTube il mio lavoro primario. Condividetelo perché queste cose si devono sapere. Io non ho potuto accettare, ce l'ho ancora qui, che fosse esistita ancora una famiglia che non conoscesse queste cose. Io spero di aver detto tutto e invito chiunque si renda conto che ho dimenticato qualcosa a scrivermelo qua sotto. Vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.